Tony, sì, ha fatto un successo incredibile. 100.000 visualizzazioni. Sì. È un personaggio che hanno copiato un po' tutti, sì, noi ce l'abbiamo avuti per primi. Lo. Ed eccolo qui, Fleximan. Hey, buonasera. Ehi, hey, ciao, Fleximan. Cioè, come succede? Ti vediamo un po' triste, un po' abbacchiato. Sì, col discorso che insomma, che sto cercando di darci un taglio, sì, insomma, che sto cercando di smettere di segare gli autovelos. Mi stufo, non so cosa fare. Ho capito. Ma hai provato qualcos'altro? Ho provato a mangiare le caramelle. Beh, vabbè, adesso, insomma. Ma mi si sono guastati i due molari. Allora mi sono buttato sul mangiare, solo che a me mi piacciono i ciccioli, i nervetti, i gambini. Musetto, i panetti a strutto, e buone, mi piace buone. Anche la pizza al taglio, però era sì, al taglio ma dai, ma no, per favore, solo che anche lì ho messo su d'unchinetti, mi è toccato spostare il muso della cintura della tuta di Fleximan. Cioè ormai è una situazione che è un cane che si smorsica le recce. Ma come le recce? No, la coda semmai, scusa, le recce, però smorsicarti la recce, insomma, per cavarmi un vizio ci nascono dentro altri due. Aia, resisti, perché insomma è dura i primi giorni, però insomma poi passa, dai, vedrai. Lo so, però non so come dire, io quando passo, quando che passo davanti, oh, c'ho lì il pacchetto di lame, no? Sì. E dico, ma sì, dai, una sola, no, dai. No, dopo il caffè, una cosa dopo il caffè, adesso non è una roba che... Però cerco di resistere, faccio come quando ti scapperebbe una leuffietta silenziosa quando sei in coda alla biglietteria del cine. Stai duro! Che metafora poetica. Però non sempre ci riesco. Aia, ad esempio, devo fare una confessione. Sì. Dai, aspetta, l'altro giorno sono andato a fare un giretto e non ho resistito. Aia, cosa è successo? Ho segato un divieto di sosta. No! Roba leggera. Ma cosa roba leggera? E anche un cartello dove c'era scritto attenti al gatto. Ma come attenti al gatto? Ero nel Vicentino. Ma no, salutiamo i nostri amici di Vicenza. Poi l'ho raccontato anche al CERT e all'incontro settimanale degli abbattitori anomi. Esatto, ricordiamo che stai frequentando E c'era uno che mi ha detto che anche a lui ci capitava queste robe qua nei primi giorni di astinenza. E diceva che è riuscito a superare quella fase lì sfogandosi coi tubi con l'alibi di ferro. Com'è? I tubi innocenti. No, con l'alibi di mamma. Guarda che si chiamano così, per quella. Non ci avevo mai pensato. Uno con l'alibi di ferro è innocente. È innocente. Insomma, e lui ha detto che a forza di farli a fettine come salame, ci è venuto perfino il gombio del flessista. No? E così almeno ci è passato il morbino di segare autovelos. Allora ho deciso che la settimana prossima vado dall'Eroi Merlino e me ne compro una mezza quintalata. Faccio danni a nessuno. Cioè, qualche altro interesse, che ne so, la lettura, il bricolage? Ho provato, ad esempio, mi piace la pittura. Ho fatto anche qualche bel quadretto. Aspetta che ti mando via coso. Aspetta che non c'è riconoscimento facciale, non si sta cagando. Però dai, dovrebbe esserti arrivata. Vediamo se... È una natura morta, olio su tela. Eccolo. Comunque ho anche ricominciato a studiare. Bravo. Studiare cosa, scusa, di preciso? Ho ritaccato a frequentare la scuola di dizione online. Adesso che ho i giga illimitati, posso seguire le lezioni senza che mi casca la linea sul più bello. Quando tornavo all'internet, c'era il professore che andava a mettere via i libri. A proposito dei libri, mi è arrivato il libro del professor Gian Arnando Mecusin, esercizi di dizione da fare manco 10 minuti al giorno. Bello. Si sente che sei veneto. Si fa sentire i tuoi progressi, cosa dici? Come si pronuncia correttamente, per esempio, fratello? Fratello? Sacco a pelo? Sacco a piglio? Sì, certo. Alberello? Albereglio? Sì, vai. Senza zucchero? Tristo. Se bevi il caffè senza zucchero, i labbri come le tette delle veci. Ecco, torniamo alla dizione, però, dai. Alleluia. Aiuia. Libellula. Ibeiuia. Nero. Nero. Come no? È vero. Zavaro. Sì, vabbè, dai. Vado retro. In collaborazione con AutoZai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.